Il 2019 sta arrivando, dobbiamo preparare il piatto. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. E sì, come ogni anno si affaccia il momento della creazione del piatto beneaugurale per il 2019. Ogni anno un piatto diverso, quest'anno un piatto mandala. Prima di passare al tutorial vi ricordo che Arte per te può essere supportata tramite il pulsante PayPal che trovate sulla home page del canale. Vi lascio qui il video di riferimento in cui vi spiego tutto e vi ricordo anche che vi aspetto sui miei altri canali, Ombretta e Due Cuori Una Cappa. Ombretta è il mio canale di lifestyle e beauty e Due Cuori Una Cappa il mio canale di cucina che ho insieme a quel birichino di mio marito Gabriele. Vi ricordo che vi aspetto anche su Instagram, il mondo fotografico di Arte per te. Cercate pennello bianco su fondo rosso e vi si schiuderà un mondo di foto, tutte relative ai miei canali. Vi aspetto anche su Facebook, il link lo trovate qua sotto, ma soprattutto se i miei video vi piacciono, mi raccomando, mettete un bel pollice in su, una bella condivisione sulle vostre pagine Facebook e lasciatemi tanti commenti per farmi capire se questo genere di video vi piace oppure no. Bene, adesso basta chiacchierare di cose e passiamo a creare cose. Quindi spostiamoci di là e andiamo a vedere il piatto del 2019 come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro piatto 2019. Un po' in ritardo, ma lo creiamo. Fino a tutto gennaio possiamo creare un bel piatto da tenere per la nostra collezione o da regalare a chi andiamo a trovare nel primo mese dell'anno. E allora, cosa mi occorrerà? Dell'alcol e qualche pezzettino di cotone idrofilo per pulire ben bene il piatto. Poi dei manici di pennelli o dei bulini. Per bulini intendo appunto questi pezzettini di queste penne che finiscono un po' così con questo pezzettino di ferro a pallina. Adesso occorrono di varie misure. Io ho ovviato il problema dei bulini con questo set di uncinetti in legno che ho preso su internet e che, come vedete, hanno tutti dei diametri diversi perché dipende il loro diametro dal numero della lana che lavorano. Quindi guardate qui, così ho diverse tipologie di basi in cui intingere il colore e con cui creare le mie palline, perché questo dovremo fare, creare dei mandala tutti quanti con delle palline. Quindi io userò i miei uncinetti, vi metto nell'info box il link degli uncinetti dove prenderli se vi piace questa tecnica, perché sono comodissimi, oppure vi potete fare dal vostro ebanista o falegname di fiducia un set di stecchette in legno con vari diametri differenti. Un piatto, io ho qua un piatto nero, quindi partiamo da una base scura per tirare fuori tutto il colore, poi i colori acrilici che più preferite. Io ho fatto qui una selezione di verdi, violetti e rossi perché voglio che siano questi i miei colori, e qualche dorato. Naturalmente il bianco non deve mancare mai, tutti i miei acrilici sono della Ferrario, quindi... Poi fisserò il tutto con la resina, ma voi potete anche fissare il tutto con una trasparente acrilico o con il Vernidas. Allora, con la resina viene un risultato più bello, no? Perché è un tutt'uno e la resina fa sì che sia tutto ben al suo posto, come si suol dire. La resina poi si indurisce, quindi voi potreste anche continuare ad utilizzare il piatto, naturalmente non per alimenti poggiati direttamente, ma magari potreste mettere un sottotorta e poggiare sopra i vostri alimenti, mentre con la vernice trasparente questo ve lo sconsiglio perché ha un film molto sottile, quindi il piatto sarebbe sempre soggetto a graffi. Decidete voi. Poi dei bicchierini di carta per sciogliere il colore e un pochettino d'acqua. Iniziamo subito. Come prima cosa, con l'alcol puliamo perfettamente il nostro piatto. Sgrassandolo in profondità, lasciamo evaporare l'alcol che andrà via velocemente. Quindi, mentre il piatto è lì ad asciugare, prepariamo i nostri colori e decidiamo quali vogliamo siano i colori che caratterizzino il nostro anno. A me
ma di usare molto dei verdi. Della linea Max Acryl uso il verde Paolo Veronese, che è un verde bellissimo. Uso anche di questa linea il verde smeraldo, violetto cobalto rossastro, il numero 17. Poi un bel rosso, un rosso scuro, questo qua. Uso il 16, il rosa quinacridone scuro. La selezione colori è del tutto soggettiva. Fate conto che poi alla fine dei lavori i verdi li unirò e li metterò tutti in una boccetta in cui farò un verde ombretta, un verde mio, e quindi non ci sarà assolutamente spreco e ne creo in abbondanza. Voi, se non lavorate coi colori e quindi non avreste come consumare i colori che preparate, allora fate molto più semplicemente delle porzioncine più piccole, magari in bicchierini da caffè, così vi verrà automatico non abbondare. E poi mi piace anche usare un bel dorato, un oro pallido però. Il bianco titanio non può mancare. L'acqua a portata di mano e adesso prepariamo appunto i colori. Mettiamo il nostro piatto qui al centro. Prepariamo i colori con un goccino d'acqua e aggiungiamo acqua fin quando non creiamo una cremina, sì, ma che rimanga fluida. Prepariamo così tutti i nostri colori. Okay, preparato tutto il colore, decidiamo come procedere. Io inizierò con il 10, quindi con il bastoncino da un centimetro, e soprattutto devo decidere qual è il colore che voglio inserire al centro. Sicuramente il mio colore per il 2019 voglio che sia un bel rosso portafortuna, quindi un rosso magenta, e vado a inserirmi al centro, sperando che sia il centro, perché non ho preso nessuna misura. Io vado così, assolutamente libera, senza prendere misure, lo sapete. Procedo con i più piccoli tutto attorno, quindi prendo un 3,5 mm e accanto metto un bel verde che stia in risalto. Inserisco a croce e procedo con quelli un pochino più grandi, prendo i 4 mm e inserisco in mezzo a questi con un colore vivace, e voilà. Ogni passaggio pulisco le mie stecchette con una salvietta, con una salviettina. Come vedete, coi bastoncini diventa molto molto più semplice creare i mandala, perché è giusto il gesto di apposizione veloce e basta. A questo punto prendo un bulino più piccolo, prendo il bianco, comincio a inserire i particolari più piccoli. Adesso cominciate a compilare il mandala lasciandovi prendere sempre di più dal disegno e sempre meno dal geometrismo, e quindi iniziate a inserire i puntini bianchi di definizione lì dove volete appunto che il disegno sia maggiormente rifinito. In questo dovete essere assolutamente autonomi e assolutamente concentrati, quindi io adesso in silenzio comincerò a compilare il mio mandala. Qui su scriverò l'anno
con un pennellino sottile. Io ne uso uno sintetico della Tintoretto, uso un sintetico perché ha le setole flessibili e quindi mi permette di scrivere meglio. Il numero lo scrivo da prima in bianco, faccio asciugare e poi sistemo la cromia con i colori che preferisco. Il bianco, diciamo così, è la base di fondo su cui scrivere. Adesso metto il piatto con il numero al centro e proseguo dall'esterno verso l'interno. Adesso lasciamo asciugare leggermente tutto il piatto, perché adesso andremo a inserire all'interno del nostro piatto i vari colori che ci piacerà introdurre. Prendo il verde scuro e lo inserisco qui al centro del rosso. Ta-da! Fantastico! E adesso con tutti i colori vado un po' a contaminare in maniera concentrica tutto quello che voglio far risaltare. Adesso lasciamo asciugare tutto, quindi alla fine, quando sarà tutto asciutto, rifinirò questi due punti di verde che si sono troppo espansi. Li rifilerò a secco, mentre sempre a secco passerò la vernice su tutto, che nel mio caso sarà la resina. Quindi ci vediamo all'asciugatura avvenuta. A dopo! Benissimo, procediamo quindi con la nostra resina, che è 1:60, quindi componente A 1, componente B 60, quindi noi faremo 20 grammi di componente A e 12 di componente B. Mescolo ben bene il tutto. Dopo aver mescolato ben bene, colo la mia resina sul piatto, quindi la faccio andare su tutto controllando sempre il giro. Vado anche su tutti i margini, quindi ributto dentro la mia resina man mano che la finisco sul piatto per non sprecarne altra, e con la stessa faccio scendere su tutti i bordi lì dove non è andata. Una volta che sono certa che è andata su tutto, tolgo la goccia residua, vado a lavarmi le mani con l'alcol. Arrivati a questo punto, facciamo asciugare completamente e alla fine ecco il nostro lavoro finito. Guardate che bello il piatto del 2019. È un piatto che rappresenta me, che provengo da un anno nero come il fondo del piatto, ma che ho tutte le intenzioni di colorare a festa questo 2019. Come? Con precisione, dovizia, ma anche con allegria, con qualche nota di casualità, con colori a tutto spiano, con tanto bianco e tanta concentrazione per raggiungere tutti gli obiettivi. Quindi create anche voi il piatto che più si addice al vostro anno, con un mandala che richiami alle vostre sensazioni, e noi ci vediamo dopo le foto. Un grande bacio a tutti e buonissimo 2019. Ciao!
Visto che è bello il nostro piatto mandala, è anche semplicissimo da fare con le escamotage che ho trovato. Questi uncinetti sono perfetti per segnare il punto giusto al posto giusto della dimensione giusta. Facilitano il lavoro in una maniera pazzesca. Gli strumenti per la point art esistono davvero, sono abbastanza anche costosi, oppure si fanno fare autonomamente dal falegname. Però appena ho visto questi uncinetti su internet ho detto no, questi sono perfetti per fare quello che devo fare io, e quindi li ho ordinati. Questo ve lo dico per dire, per farvi capire come le cose non hanno un solo utilizzo, quello preposto dal marketing, ma magari voi potete vedere delle cose e trovare un utilizzo alternativo ancora più utile di quello per cui erano nate. Quindi la fantasia si sviluppa anche in questo, nell'esercizio della creatività, nel ridare vita ad oggetti che invece ne avrebbero avuta una totalmente diversa. E allora sviluppate la vostra creatività per risolvere i vostri problemi pratici, ma anche per fare delle cose belle come il piatto del 2019. Basta parlare, vi auguro un 2019 pieno di colore, un'esplosione di colore, proprio come il nostro piatto, e noi ci rivediamo sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao! Ed eccoci giunti al sorteggio del giveaway del compleanno di Arte per te. Sono arrivati 480 commenti che già ho ordinato dal più recente al meno recente e ho già eliminato i commenti fuori tempo massimo. Sorteggerò tra i 480 commenti principali, questi letti dal contatore, quindi non le risposte ai commenti perché non vengono lette dal contatore di Arte per, dal contatore di YouTube. Sorteggerò con random.org, quindi uno di 480. Incrociate le dita, ragazzi, vediamo chi sarà il fortunato vincitore a cui arriverà il mega pacco pieno di cose bellissime. 119, vedo chi è e ve lo dico subito. Con il commento numero 119 vince Marcella Basile. Ombretta, ti seguo da quando hai iniziato. Io sono felice che ha vinto una persona che mi segue da quando ho iniziato. Vabbè, non ho mai perso un tuo video d'arte, tra l'altro una volta mi hai pure consigliato sul lavoro di restauro, visto che siamo colleghe. Mi raccomando, non dimenticare di fare un video speciale appena arrivi al millesimo. Eh sì, ci sei quasi. Buon anno, grazie Marcella, sono tanto contenta che tu abbia vinto, sono tanto contenta che abbia vinto una persona che mi segue da così tanto su Arte per te, anche se io sarei stata contenta anche se avesse vinto una persona iscritta ieri. Però sapere che ci sono persone che da tanto tempo stanno con me, beh ragazzi, sono contenta che vada a loro un premio da parte mia, quindi grazie Marcella, e nel ringraziare te ringrazio tutti gli amici di Arte per te, vecchi, nuovi, appena arrivati, iscritti insieme a te tanti anni fa. Grazie, grazie di cuore. Sono felicissima di mandarti il premio, quindi adesso mandami il tuo indirizzo sulla pagina Facebook di Arte per te nei messaggi privati e io ti spedirò il mega pacco, Marcella. Grazie per aver partecipato a tutti, non rimanete delusi, presto torneranno nuovi giveaway. Intanto congratuliamoci con Marcella, vincitrice del primo giveaway del 2019. Complimenti, anzi dell'ultimo del 2018 e vincitrice del 2019. Brava Marcella, grazie per essere con me da tanto tempo, spero che i premi ti piaceranno. A tutti gli altri, e compresa Marcella, mando un grande bacio e ci vediamo sempre qui per il prossimo video. Un mega bacio a tutti e grazie, che sia un anno coloratissimo per tutti, ciao!